second best to Buonasera a tutti. Così, a caso. Spero che... Madonna che luci. Spero che l'inizio vi sia piaciuto. Dopo vedremo ancora la nostra scuola arte e danza di musica classica e moderna di Boschini Daniela di Asola. La vedremo dopo per un altro piccolo balletto. Io mi ritrovo per il secondo anno sul palco di questa bellissima... di questo bellissimo palazzetto all'interno della Sagra di San Fortunato, però insomma mi avevano detto che sarei stata in coppia con qualcuno a presentare, però insomma pare che sia da sola, boh, forse probabilmente sono piaciuta l'anno scorso e quindi mi chiamano da sola, però non... boh, no, non... Sono timido, no, 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 inutile che... Ma come timido, dai. Ho anche giù la voce, è lui che ti spiora, no, aspetta, se vuoi, dati. No. Buonasera, eccomi, buonasera, buonasera. Dato un attimo, lei. Allora non sono da sola, siamo in due anche stasera. C'ero. Abbiamo la nostra aiutante. Ma infatti non siamo da soli però sul non palco. Non siamo sera, da soli per niente sul palco, però... Siamo sicuri che non siamo da soli, no? Non lo so, vedremo, ci saranno mille sorprese stasera. Quindi mille sorprese? Ah, ma allora comincio anche un po' a preoccuparmi. Tu non hai un po' caldo qua? Caldo? Già la stagione anomala che c'è un caldo terribile, però sono meravigliosi questi fari. Grazie a Dario del Service, grazie, che ci aiuta sempre. Grazie mille. Vedrete quante persone hanno collaborato. Ma... chi è lui? Oddio, chi è lui? Qui un po'... Scusate, lo ho bisogno un attimo della mia assistente perché mi ha anche rubato l'archetto. Paola, puoi venire per favore? Grazie. Se mi puoi portare il contenitore C28... Grazie. Bis. Non... Vabbè, qui un pochino lo conoscono, visto che è il super maestro. No, però... di prepararmi un attimo, però sai, ma io maestro devo portarmi l'assistente. No, tieni un attimo, intanto continua che io no, le spiego. Vabbè, allora noi andiamo avanti intanto. Voi... Oh, sì. Perfetto, andate avanti, guardiamo se il nostro assistente... Mamma, la so perdere, voilà. Ascolta, allora qui la serata com'è? Cosa facciamo? Tale e quale per una notte, cioè... una novità. Insomma, abbiamo voluto cambiare, tutti gli anni qua si cambia, un anno la sfilata, un anno questo. Vediamo, allora ci saranno, dopo tu entrerai nel dettaglio, determinate persone che sono tutte qua del territorio, che insomma si travestiranno da personaggi famosi e canteranno per voi. Oltretutto noi li abbiamo visti anche nelle prove e veramente ragazzi io non voglio assolutamente essere nella giuria di stasera perché
sono veramente bravi. Ma a proposito, anche perché li stanno truccando e pettinando in maniera egregia, veramente. E quindi stanno cercando di imitare al meglio il personaggio che dovranno imitare. Ma la giuria, dicevamo, a proposito, la giuria. Di giuria, regia, si può avere un attimo un po' di luce sulla giuria, tanto per far vedere chi sono, e così possiamo dare la colpa anche a qualcuno. Eccoli! Eccoli i nostri giurati! Un applauso. Partiamo con il nostro Werner Gennari, acqua negrese di nascita e di storia. I Gennari hanno fatto ballare praticamente tutto il paese. Se non mi sbaglio suonava la batteria, giusto? Grande, fino agli anni 80 e 90. Mitico. Dopo poi passiamo al presidente di giuria. Beh, qua è Asolano, lascio a te l'onore. Allora, io ho l'onore di presentare una persona con cui sono cresciuta, perché Sergio Gelmetti di Asola, vorrei un fortissimo applauso. Il super maestro, compositore, musicista, ha insegnato praticamente a tutti gli alunni di Asola da una vita, e c'è pochissimo, c'è tantissimo e pochissimo da dire, perché è una persona che tutti conoscono, e quindi sono onorata di averlo qua Negra stasera come presidente di giuria. Grazie. Visto che abbiamo sconfinato col comune, sconfiniamo ancora. Andiamo da Valeria Patelli, l'assessore alla cultura del comune di Calvatone. Sconfiniamo la provincia proprio. Poi invece torniamo da Conegra con il nostro Carlo Tubelli, mitico, suonava la fisarmonica. Dunque si chiamava il gruppo La Terza Generazione Folk. Fa ballare Conegra. Ha fatto ballare. Abbiamo la storia di Conegra. Ma noi volevamo giurati importanti noi. Ma caspita, ma li abbiamo selezionati. Usciamo invece ancora da paese, andiamo a Torre dei Picenardi, se non mi sbaglio, dico bene, con Giovanna Rec, che suona nel gruppo OPM. Caspita. Un applauso. Quindi tantissimi, insomma, musicisti, visto, perché stasera ci sarà da giudicare in maniera veramente egregia, sia la tonalità, la voce. Assolutamente sì, abbiamo poi il nostro sindaco, dottor Minuti, grazie di presenziare. E a loro sarà l'arduo compito di selezionare, ma non solo la voce più interessante, ma anche la loro carisma, la loro padronanza sul palco. Certo, la ci loro sarà presenza. Tutto da valutare. Anche perché sarà veramente, veramente molto dura. Ma guardiamo. Adesso sono a posto. Guardiamo se... posto? Perfetto. Sì. Ah, che bello. Sei contento, no? Sì, ecco. Che essere contento, sei a posto. La coadiuvante assistente da palco ha fatto il possibile, ma non potevo un po' rovinarmi le mani, l'assistente. Sai. Vediamo. Un attimo. Ha fatto tutto l'assistente? Sì. L'assistente si nasconde, l'assistente la vedo. Si nasconde. Paola? Abbiamo l'assistente. Scusatela, non è puoi fare così col dito? Alla polvere, alla polvere, ti ho detto di pulirlo, alla polvere. Ma suona quindi, bene? Allora, la serata è prendere ricca di sorprese, io direi di cominciare con la gara. Diciamo cosa di cominciare, dici? Dopo presenteremo di volta in volta e terremo che sul comunità. Palco il nostro maestro, che a questo punto presento, il maestro Moreno Romanelli. Grazie Moreno Romanelli. Sera, grazie. A me piace vedere lo spettacolo. Vicino. Gli abbonati Rai hanno il posto in prima fila, io non ho la Rai, mi metto dietro. Ma così lo vedi da dietro comunque, te lo dico. Ma poi ti è piaciuto stare sul palco venerdì, quindi probabilmente si delizierà. Torno a casa. Torni a casa stasera, sì. Ma poi guarda che struttura che hai qua dietro. Ma infatti notavo... Allora, perché nelle prime riunioni, ma ve lo spiego, abbiamo detto, scusate, facciamo una novità, facciamo la sagra in piazza, se può dire mia, loro con portare la piazza che è la sagra. Perfetto, abbiamo fatto così. Allora, direi di cominciare la gara. Cominciamo anche perché, la gara. Aspetta, vuoi spiegare come sarà articolata la serata? No, ma molto brevemente, sono 11 concorrenti, artisti, sosia, tenteranno di imitare nella voce, nelle movenze dei grandissimi cantanti. Grandissimi, e insomma il nostro maestro poi ci darà qualche chicca nel durante. Ma chi è? Chi è il primo artista? Allora, la prima artista è un'artista davvero che è una donna. Allora, io darò anche dirò anche la mia opinione, perché tanto io e te non possiamo votare. Assolutamente Alex, no, c'è la giuria e non voglio è essere loro. È un'artista veramente molto originale, una donna che a me piace molto, si fa chiamare Nelly Strada ed è di Piadena. Ma dai, ma loro quindi cominciamo a sconfinare subito. Sì, e nella vita fa la commessa. Sì. E lei sostiene che adora fare le parole crociate, sì, dici? Sì, dai. esatto. Allora, gli piace strolicare, gli piace pensare,
insomma, gli piace anche atteggiarsi, poi la vedremo. Ma chi interpreta? Chi interpreterà? Allora, un artista, un'altra artista donna. Sì. Allora, qui abbiamo il maestro. Ah già, maestro, maestro. Abbiamo il maestro. Ci dia due chicche, vediamo se il pubblico capisce chi interpreterà. Ma dunque, questa grande artista agli esordi si presentava come Miss Magenta. Miss Magenta? Miss Magenta. Miss Magenta, un po' come io e te durante le feste. Ora, era un segreto, no, ma a volte no, perché cambiamo anche i colori, ecco. Cambiamo anche i colori. E quando lei era entrata in questo locale, che poi l'ha resa famosissima, sinceramente come ballerina. Alla quarta, quinta serata, evidentemente non ballava molto bene, le hanno chiesto, ma tu sai anche cantare? Da lì l'hanno sentita cantare e ha fatto successo, è stato questa è la vera storia oltretutto dell'artista. È la vera storia. Sono salito in ginocchio al palco. Quindi tu stai dicendo che questa artista, donna, che ormai canta da tantissimi anni, è in concerto tra l'altro tuttora, sta riprendendo, l'ho visto l'altro giorno in televisione, una serie di tournée. Quindi è partita come ballerina. È partita come ballerina. Quindi mai dire mai nella vita. Noi chissà da questo palco dove finiremo tra 10 anni. Mai dire mai. A ballare. Miss Magenta. Bene. Allora. Cominciamo. Primo concorrente in gara. Quindi, signore e signori. Interpreta. Patti Bravo. Con Tutta il più. Penso di tornare da te, e se ancora non l'ho fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora, non l'ho fatto perché ho paura di trovarti cambiato, ma stasera ho deciso di tornare da te. Tutta il più mi accoglierai con la freddezza che non hai avuto mai, e forse fingerai di non sapere il nome mio, magari parlerai dandomi del lei, oppure tutta il più mi chiederai quanti ragazzi ho avuto dimenticando te, eppure tu sai bene che una ragazza come me non scherza con l'amore, non ha scherzato mai.
troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta. Ferma, prenditi l'applauso. Un applauso alla prima concorrente che ha rotto anche un po' il ghiaccio. Patti, bravo. Meravigliosa. Beh, ma dato che è qua, io gli farei una domanda. Certo. Adesso li blindiamo. Adesso che prima gli abbiamo spiegato bene come funziona la serata, li abbiamo messi in tranquillità, adesso li freghiamo quando sono sul palco. Giustamente. No, volevamo sapere come mai hai deciso di imitare Patti Pravo, che cosa ti piace di quest'artista? Beh, innanzitutto un personaggio molto carismatico e questo è un brano di forte impatto emotivo, quindi per questo. E poi mi dicevi anche della gestualità. Gestualità, perché è una cantante che gesticola molto, quindi... Quindi ti è piaciuto cantare su questo palco? È la prima volta che canti qua? Tacchi a parte, sì. Tacchi a parte, ok, perfetto. La maledizione di voi donne sono i tacchi. Grazie mille, Patti Pravo! Patti Pravo, un applauso! Beh, dobbiamo dare anche il tempo alla giuria assolutamente di votare. Sì, è vero. Bene, procediamo allora con la serata, abbiamo già un secondo concorrente. La giuria vota, dovrebbe sì, votare... Sì, ma la giuria lascia. Dopo abbiamo loro Luigi fanno. Che segue la giuria, vero? Assolutamente, abbiamo sì, c'è lui, che c'è lui. La giuria. Allora, andiamo avanti. Uomo o donna? È donna anche stavolta. Donna? Allora, un'altra donna, una donna del posto, quindi cominciamo con... Cominciamo con, qui nome e cognome giusto, sì. Sonia Gagliardi di sì. Acquanegra. È un'acquanegrese, è una casalinga e ha l'hobby della musica chiaramente e la caratteristica che ha sempre addosso qualcosa di rosa. Anche la sua macchina, una smart rosa, si vede sfrecciare in paese. Io da quando la conosco la vedo ormai, sì. non posso fare a meno di vederla. Mi piace molto il rosa. E quindi ha sempre qualcosa di rosa addosso e stasera... Vediamo, allora ovviamente imiterà e si travestirà da un'altra cantante molto famosa. E sentiamo la chicca del maestro. Maestro, la chicca di questa cantante famosa. Ma la chicca è, per capire il rosa della cantante, come le scarpe di Elisa, un po' meno, un po' più... Dipende. Allora, maestro Romanelli, no, per sapere. Le mie scarpe non sono rosa, sono fluo, è diverso. Ah, caspita. Non lo capiremo mai. È il famoso giallo fluo. Giallo fluo. Famoso, no, dicevamo della parte... con gli orecchini, hai visto? Cioè, studiano queste cose e lo fanno proprio per... È una cosa incredibile. Cioè, non le avevate ancora notate voi queste cose? No, assolutamente no. Siamo rimasti esterrefatti dalla scarpa. Va bene, perfetto. No, dicevamo della come sempre i cantanti famosi non iniziano sempre come cantanti e quindi hanno altri contesti, hanno altre occasioni nella vita. La prossima cantante aveva iniziato con una tradizione di famiglia facendo la stuntman nei film Spaghetti Western, cioè da cavallo. Questa non la sapevo. Da cavallo si lanciava, faceva la cascatrice dal cavallo nei film Spaghetti Western, quelli per intendersi Bud Spencer, Terence Hill, quelli. La cascatrice dal cavallo. Esatto, cadeva dal cavallo. Ho un futuro. Io cado dal triciclo. Più andiamo avanti, più scopriamo che abbiamo un futuro anche noi. È anche un congiuntivo, mi sa. Sì. Però, io invece, dopo che tu hai detto la chicca, dirò che comunque è un'altra cantante, forse un pochino più giovane di Patti Pravo, o no, maestro? Sì, secondo me sì. Adesso passo all'anagrafe e chiedo. Adesso? Chiedo no, di là. Vabbè, però un pochino più... Paola? Devi andare un attimo in anagrafe a vedere Patti Pravo la prossima. Che no, cosa... vai intanto brava, grazie. Tanto che la sugar, andiamo grazie. Avanti noi, che sennò... No. Grazie. Mamma mia, grazie, veramente. Cara. Allora, questi maestri eccentrici. Un'altra cantante famosa che canta da tantissimi anni. Signore e signori, interpreta Fiorella Mannoia con I dubbi dell'amore. Mi accorgessi che con l'amore sei partito.
con le tue valigie verso un'altra vita, riempirai di meraviglie la città, ma forse dopo un po' prenderai carezza l'esistenza, mi convincerei che posso fare senza. Da qua cambierei tutte le opinioni e brucerei le foto con nuove convinzioni, mi condizionerei. Ma se io batto le mani escono le quaglie? No, noi escono i pulcini. Addirittura, però, sì. addirittura. Facciamo la domanda, visto che li blindiamo qui sul palco. No, vabbè. No, se sei un po' emozionata. No, dai, normale. Un filo. Un filino proprio. Giusto quel filino. Come mai hai scelto Fiorella Mannoia? Perché l'ho sempre cantata quella canzone qua, sono anni che la canto. E mi è sempre piaciuta. Perfetto. Però un'altra domanda che io vorrei fare, visto che hai sempre addosso qualcosa di rosa, non chiedo stasera cosa c'è di rosa, perché io vedo solo nero. Guarda. No, apposta. Io ho visto apposta così. Grazie mille, grazie. Confermo c'è il rosa. Sonia Gagliardi. Confermo. C'è il rosa, ho visto. Tu l'hai visto il rosa? Io ho visto. Ma. Allora, andiamo avanti con la serata. Bisogna. Allora, sono due secondo me adesso, c'è una coppia. Dici che sono due? Sì. Cominciamo con i duetti. Allora, cominciamo con Luca Mattioli, sì, e Desiree Calzoni. Allora, cominciamo a parlare di Luca.
Allora, Luca è di San Michele in Bosco. Sì. Fa l'agricoltore. L'agricoltore, secondo me, fa. Beh, cosa iniziava con Agrig? Com'è? Con Agri cosa iniziava? Beh, no, si sa mai. Cioè, va l'agricoltore, come a scuola. E cos'è? E suona la tromba. Sì, 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 è un appassionato di tromba. E invece la nostra amica Desiree. Desiree, di dov'è? Invece, di Asola. Sì, Fa la parrucchiera. E so che nella vita gli piace sigillare i momenti importanti con un tatuaggio. Spero che ne abbia pochi, perché sennò la sei piena. Beh, questa è un'altra cosa. Ma come duetto faranno ovviamente un altro duetto. Che cosa faranno? Sentiamo la chicca, sono curioso, perché hai trovato delle chicche. Parliamo del maestro Romanelli. Questa quando, proprio dai. Quando l'ho vista, non l'ho vista, l'ho letta, però quando l'ho letta ho detto, caspita, anche tante volte qualcuno dice ma l'orchestra da ballo conta poco, ma è solo una cosa popolare. In realtà questa cantante è stata una delle cantanti dell'orchestra Bagutti. Ma dai. È stata una delle prime. Ma pensa. Adesso non ho chiamato il maestro Bagutti per chiederlo, però le mie fonti dicono sì. Bagutti che gira ancora adesso? No, suo zio. Ah, suo zio. Avevano un'impresa di pulizie. Certo, l'orchestra Bagutti. L'orchestra Bagutti. Un attimo, questi momenti. E che è suo zio. No, perché io... Cioè, organizziamo tutto, poi lui mi deve mettere in difficoltà. No. Lo so che prima suonavano tutti i parenti, però volevo solo sapere. Ho capito. E del maschio mi sai dire qualcosa? No. Perfetto. Non ha chi che è il maschio. No, ha una vita normale. Solo voi donne siete particolarmente strane. Ha una vita strane, normale. Imitano una... un uomo e una donna. Come sempre. Quindi... Si sono incontrati e hanno fatto questa canzone per una scommessa. Allora. Che peraltro ha perso il cantante maschio, che poi diremo. Il cantante maschio. Vedo un dito. Vuoi un Kit Kat? Prima di chiamare sul palco, io vorrei qua la nostra assistente, che in questo momento non vedo. Era qua, ma sto preparando dov'è io. Dov'è Paola? Dov'è mia sorella? Sì, dov'è Paola? Vediamo, Dai che Paola non c'è, è perfetto. C'è. Io ti avevo detto di scendere un attimo giù, se scendi... Perché è la mia assistente, ho capito, devi dire però a me, è anche la mia assistente. Se puoi scendere, volevo la chitarra. Vai lì davanti. Voleva la chitarra. Ha detto chitarra. Se scendi, vieni qui davanti, come ti avevo detto 3 secondi fa. Beh, intanto che arriva Paola, allora, questa è una canzone che ad esempio io non conoscevo assolutamente. No, nemmeno io, le ho sentite nelle conosco prove, è veramente bella. I due personaggi che la interpretano in fasi separate. Allora, prima di presentare, do il microfono a Paola che andrà a chiedere ai giurati chi vuoi, c'è il presidente di giuria che Sergio lo conosci. Oppure da chi vuoi per chiedere come sta andando e come stanno vedendo la serata in questo momento. Abbiamo detto che non lo facevamo parlare, si trova un attimo spiazzato. Aspettiamo un po', sono solo due. Sono tutti e due bravi. Facciamo le sorprese. Tutto bene, presidente di giuria? Sì, ottimo. Hola, allora possiamo procedere. Signore e signori. I prossimi artisti sono, interpretano Roby Facchinetti e Fiordaliso con Saprai. Voglio bene, ma dimmi che sarà di noi. Cosa
casa. Quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità, saprai, saprai. Ti dammi tra le ombre e vieni qua. Fermi, non scappate. Allora, allora com'è calcare un palco a Conegrese, eh? Soprattutto voi asolani, voi vi chiamiamo qua, lo so. No, ma San Michele in Bosco, che è un paesino oltretutto meraviglioso. No, è vero. Ho vinto un viaggio una volta anche. È stato bello. Mi son perso. E Tonton non va, no, in certi però, non va. No, è vero, ha una via bellissima. È una via bellissima. È una via, due ci troviamo in piazza. E come mai allora la scelta di questa canzone Saprai, di dato che insieme l'abbiamo chiesto a tutti? Davvero? Beh, siete... tu sei già un pochino più abituata a cantare anche su... Beh dai, canti un pochino di più... Al bar, benissimo. Facchinetti giustamente ha delegato lei a dire parla lei, e dice lei... No, vabbè, però Giurati, io siamo a posto? La conosco da a tanto posto tempo e so che canta. Beh, giustamente. A posto, Giurati, avete okay, già votato? Ok, grazie mille! Grazie mille! Luca Mattioli e Desiree Calzoni che hanno fatto Roby Facchinetti e Fiordaliso. Bene, avanti, avanti, adesso andiamo diventiamo avanti. International. Iniziamo a diventare, a cantare in inglese, a diventare international. Assolutamente sì, bisogna spaziare, Cosa no stanno facendo? Ma no, è il telefono. Sono qua. Sì, ma cioè, già il maestro, no, quello che posso. È l'assistente anche, ha cominciato. Ma quando mi chiamano? Chi è che ti sta chiamando? Allora. Andiamo avanti. No, Elton. Allora, ragazza. No, non vengono loro, non vengono. Un'altra ragazza abbiamo. Elton. Allora, sì, internazionale. Posso. Allora, la ragazza si chiama Arianna Ferrari. Ed è di Canneto sull'Oglio. Quindi siamo qua vicino, È responsabile di un punto vendita in una nota gelateria di Canneto.
E lei dice di essere una persona solare, che ama i gatti, ma una caratteristica, c'è una sua massima, è puntualmente in ritardo. E lei dice sempre che bisogna essere puntuali per essere in ritardo. Io non l'ho capita, ma lei sostiene questo. No, guarda, io sono una donna e l'ho capita. Sì, è bene, lo immaginavo. Le abbiamo detto canti per prima. Le abbiamo detto canti per prima. Così. Cioè, guarda, ed è arrivata giusta. Ma perché io ho avuto la malsana idea di avere il Mastro Manelli sul palco? Ma sentiamo la chicca di questo artista internazionale. Di questo due chicche. Due chicche. Ben due. Io ne ho una bruttissima, ma è meglio che la dici tu. E dopo il problema sono io. Allora, la prima chicca è che questo cantante, questa cantante di fama mondiale, è timidissima. Prima di ogni concerto e esibizione piange. Davvero. E anche a volte durante l'esibizione si mette a piangere, un pianto inarrestabile, un po' come quando ti hanno grigato la macchina, ecco, una cosa del genere. Ecco, proprio quel tipo di pianto. No, ma assolutamente. Okay. La seconda chicca, questa molto interessante, è che la sua canzone principale, quella che insomma gli ha portato la notorietà, gli ha portato più soldi, l'ha scritta per un ragazzo che l'ha lasciata e l'ha tradita, quindi ha avuto un buon rimborso. E poi è sempre colpa degli ex, è colpa nostra, la che ha fatto. Lei dice, è colpa dell'ex. Tra l'altro, aggiungo io che l'ex, tra l'altro, aveva chiesto anche un esborso economico, visto che era diventata così famosa. Ed era andato dalla De Filippi. Ed è andato a fare la posta per te dalla De Filippi. E gli ha detto... Niente. Gli ha chiesto i diritti. La mia malsanissima idea del maestro Romanelli. Ha delle chicche che sono meravigliose. Ha delle chicche fantastiche. Io ne avevo una cattiva su questa, ma non la dirò. No, non è... Allora, quindi presentiamo, signori e signori, Adele con Rolling in the Deep. There's a fire
direttamente ad Afrodite. Fantastica, guardate che trucco, che parrucco, cioè proprio stupenda, meravigliosa. Pensate che le fotografie le hanno scelte loro. Quando ho detto mandami una foto, 20, 25 e 30 foto finché ha deciso. Beh, veramente bene, 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 bene. Beh, giustamente la domanda l'abbiamo fatta a tutti, dobbiamo farla anche a te. Come mai la scelta di Adele? Perché mi piace. È molto bella, è molto brava e se non sono come lei, aspiriamo ad essere come lei. Oh, anche tu piangi prima del... Io lascio le persone, scrivo canzoni e incido dischi. Bene, hai un futuro allora. Bravo, bravo, bravo. Vedi? Allora... A chi tocca adesso? No. Come no? Aspetta. Come no? Allora, io adesso vado qua in parte al maestro, perché? Perché? Allora, tu Alex, hai visto la serata, come si sta svolgendo, sì. State vedendo anche voi. E insomma, si stanno imitando tanti cantanti, però sì. Ce n'è uno che a me piace tantissimo e che insomma nessuno si è preso l'onere e l'onore di imitare, comunque di cantare. E io cosa c'entro? Tu c'entri, perché è impossibile che tu non sappia di chi io stia parlando, perché è nato lo stesso identico giorno del tuo compleanno. Davvero? Eh sì, è nato esattamente il 5 settembre, qualche anno prima, Però, insomma, e tu non hai capito chi è, quindi... No. Non eri al compleanno? Non c'ero, non c'ero. C'era il compleanno. No. Portiamo la torta la prossima volta. Vabbè. Allora... Ascolta, aiutami a capire. Adesso abbiamo qui il maestro. Allora, okay, dai. So, maestro. Dai, vedrai che la capisco. Stai capendo? Pupo. Ma no, ma che pupo. Ecco, ora vi dirò una chicca su Alex pupo. Galli. No. È sordo. Fammene un'altra. Questa vai. È questa un'altra. Cioè, come fai a non capire su una canzone del genere? Tutto il mondo, un artista che ormai non c'è più, però è un artista conosciuto veramente. Ma è Frankie Fagiano di Nethermood. Sì. Come Frankie Fagiano in adesso dalla mano? Era questa, sì. Non era questa. Sì. Cavallo perché... di battaglia anche. Fermati anche tu, perché lo so che dopo tu mi fai Frankie Fagiano anche tu. Ovvio. Ovvio. Ascolta, ma cantamene una magari. No, aspetta, voglio vedere se anche con questa capisci. Un'altra. Prova a vederne un'altra. Bella, bellissimo oltretutto questa. Bella. Di chi sarà mai? L'ho visto in birreria a Rivalti, Dean Del Nas. Sono stati veramente... Perfetto. È stata una serata emozionante, con un paio di ricordi. Hai visto? Sa anche quella il duo con Frankie Fagiano. Sì. Sì, tutti i successi del duo di Piadena. Allora. Sì. Mi ricordo, allora, bella sera. No. Io penso che tutto il pubblico abbia capito. Tu sei l'unico che non ha capito. E sei nato anche lo stesso giorno del suo compleanno. Quindi, adesso, visto che non lo imita nessuno, lo faremo noi. Va bene. E tu dovrai capire chi caspita è dopo. Dai, cantamene una che magari riesco a entrare un po' nell'ottica. Mi concentro. Somebody.
Riconosciuto quando è uscito col mantello e la corona. Solo col mantello e la corona, lei. Sì, sì, è inconfondibile. È un grande, è un idolo. Il Renato Zero è veramente ma unico. No! Ma no! Guarda che anche Freddie Mercury si è arrabbiato. Ho capito, ma lasciate il palco che voi, cioè, balla. Si è arrabbiato anche Freddie Mercury. Freddie Mercury, quei qui, basta. Si è arrabbiato. Ma sai che lui era morta? Perché no, Freddie Mercury, il cantante dei Duran Duran, dai. Un forte applauso a Freddie Mercury e a Costante. Grande Costante! Quindi... Però è nato veramente il 5 settembre come me, questo non lo sapevo. Questo è nato il 5 settembre davvero. Lo sapevo davvero. Dai, poverino, 46, vado però a consolarlo, poverino. Non ce l'ha con te, non ce l'ha con te, dai. Poverino, me l'hai fatto piangere. Sì, infatti, ha fatto piangere Freddie Mercury. Cattivo! Che cattivo! Ah, comunque, perché... prima di proseguire, non so se avete notato la voce di Elisa Marchi. Beh, e il maestro Romanelli che entra e esce. Vabbè, l'accompagnamento del maestro Romanelli che gli ha fatto fare le prove alle 8 e mezzo di mattina. È andato a fare le carezze per Di Mercoli perché me l'hai offeso con Renato Zero. Cioè, veramente, che cuore. Ma il peggiore sono stati grazie, guarda, veramente, guarda. Cioè, non ho parole, guarda. Paola, gravata, grazie. Tra tutte le cose da portare a bere, adesso lui non lo sa, quello è il mio, è il multivitaminico e non è acqua, e sta morendo. Cioè, allora... sto già meglio. E per fortuna che non ci ho messo delle cose prettamente femminili. No, a parte che ha il colore che sembra un esame delle urine, però... Dico, uno vede Pinetta frizzante... E invece no. Cioè, c'è dentro un multicentro. Ma tu bevi queste cose? Eh sì. Capisco. Si spiegano tante cose, bene. Ma noi abbiamo una gara, dobbiamo procedere. Dobbiamo procedere. Fuori programma, giusto per ricordare un artista... che non c'è più, esatto. Che insomma a me personalmente piace tanto, quindi così tra una cosa e quell'altra l'abbiamo buttato dentro. Quindi procediamo con una donna o con un uomo? Oddio, aspetta che secondo me con un uomo. Con un uomo. Vedi a bere. No. Come si chiama? Allora, si chiama Emanuele De Stefani. Sì. È di Roncoferraro. Sì. Lavora in una pizzeria. Sì. E lui ha dov'è, aspetta, Roncoferraro. Magari se prendiamo sempre l'asta intanto che parlo che cambia, sì, il microfono. E lui sostiene, quando gli abbiamo chiesto qual è la tua massima, cosa ti rappresenta, lui dice che ama la musica ed è una frase bellissima. Però di questo artista sono, e che è international anche questo, sono veramente curioso di sentire la chicca. Chissà il maestro che cosa ci sciolina. Ma guarda, due cose. Purtroppo amava volare ed è stata la sua sfortuna. Ah. Perché lì... Cos'è che non ho capito, eh? Ho quasi paura. Ne hai bevuto abbastanza. No, abbastanza. Paola, gliene porti ancora un po' che... Ah, okay. In flebo, grazie. E dicevo, purtroppo la sua passione era il volo ed è stata la sua fine. Ah. Come morto? Ah. Non me lo ricordavo questo. Ti ho dato un suggerimento, però va bene così. Beh, sarà morto in volo, no? Brava! Anche sono un genio, un infarto, hai visto? Mentre volavo, dicevamo, parlo con te che sei più serio. Con me, ecco, altra cosa. È ricordato soprattutto come un poeta. Ha avuto anche una laurea. Dai. Sì, in letteratura nonché in filosofia, per i temi che amava trattare. Amava trattare temi importanti sulla comunione delle razze, sull'uguaglianza fra le persone, ed è stata una persona che appunto ha portato avanti molte battaglie sociali, oltre a scrivere le sue canzoni. La canzone, ma sì, te la dico, questa te la che dico, a me piace tantissimo e hanno rifatto in tutte le salse. Che tu ami soprattutto, che io penso di averti conosciuta con quella, l'ha scritta mentre ero ubriaco. L'ha scritta mentre ero ubriaco. Cioè, la meraviglia che stiamo per ascoltare. Sì. No, non ci credo. Oltre questo rimane proprio, sono fonti, cioè se volete posso
fornire tutta la documentazione, effettivamente l'ha scritta in un momento di video. Ecco. Ma poi, secondo te, che genere di musica rappresenta questo artista? Allora, lui si è inserito in diversi generi musicali. Diciamo che ha variegato dal country al pop, diciamo che ha creato molti fondamenti del pop moderno. Quello che però ci piace ricordare sono soprattutto tanti successi, però, come sempre, se ne ricordano 4 o 5. Quando in realtà ne esiste più di 380, e scritti 101 di suo pugno. Gli altri 101 di suo pugno, uno ubriaco, gli altri da sobrio. Bene, quello che è ubriaco è quella che è diventata famosa. Perfetto. Allora, a me questa canzone piace molto anche perché è stata veramente rivisitata in ogni salsa. Io l'ho sentita anche in versione reggae, che non amo particolarmente, ma è veramente, quando una canzone, quando la base è bella, io credo che ci sia poco da aggiungere. Allora, intanto che siamo qua e visto che la mia valletta si sta perdendo, io coglierei l'occasione, visto che non l'abbiamo fatto prima, o se l'abbiamo fatto non me lo ricordo perché ormai è una certa età anch'io, ricordare magari degli sponsor che hanno contribuito. Perché allora stasera abbiamo dobbiamo ringraziare l'EMA innanzitutto, e vorrei un fortissimo applauso. L'amministrazione comunale, poi abbiamo Anna. Lana Concheri che ci aiuta, ci supporta e ci sopporta. No, non è che ci aiuta e ci supporta, ha veramente fatto veramente un grosso lavoro per questo evento, perché ha raccolto davvero tutti i cantanti, ci è venuta, insomma, ci ha dato veramente una mano. Poi volevo ringraziare anche il nostro balletto, che comunque ringrazieremo dopo, di Boschini Daniela di Asola, il nostro maestro, tutti i parrucchieri, i truccatori che sono dietro, Afrodite di Acqua Fredda. Soprattutto tutti i volontari che girano attorno a questa manifestazione, che sono importantissimi e fondamentali. Senza di loro non riusciremo a fare veramente nulla. E togli, e pulisci, e metti a posto. C'è veramente una marea di volontari. E ricordo anche inoltre di leggere veramente il volantino che trovate in giro per il paese, e vi accorgerete di tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente a questi giorni ormai. Dopo ci ricorderai quello che avanza. Con calma poi. Allora. Bene, ci siamo. Andiamo avanti, quindi... John Denver con Take Me Home Country Road. Almost even, West Virginia. Mama.
Dever. John Dever. Una canzone veramente meravigliosa, me la sono bellissima. Gustata tutta dietro, perché sia la musica che il testo che le parole, veramente bellissima, e complimenti. E l'ha scritta da ubriaco, questa cosa non la sapevo, pensa a te. E tu da sobrio dici perché hai voluto cantare una canzone di John Dever? Prima di tutto perché amo il country. Bravissimo, un applauso solo per questo. Bravo, bravo. E poi il country è anche una delle canzoni basi, delle musiche basi della storia americana. Perfetto. Il paese della libertà. Meglio di così. Meglio di così, veramente. Fantastico. Grazie mille, grazie mille. Manuele De Stefani, grazie mille. Adesso abbiamo un fuori programma. Abbiamo un fuori programma. Abbiamo adesso un artista veramente adesso unico nel suo genere. Che è già esibito su milioni e milioni di palchi, però questa sera ha deciso di venire qua a Acqua Negra e dedicarvi una canzone veramente importante. Signore e signori, Lorenzo. Assistente? Vieni. Gli dice al pubblico quanti anni hai? 4. Sei pronto a cantare la canzone? Vai! Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Che polga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Che porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Chi alla morte sembrò, chi alla morte l'Italia chiamò. Pronti alla morte, pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Guarda che questi applausi sono tutti signore per e signori, Lorenzo! È tutto tuo l'applauso, guarda, hai è visto? È tutto tuo per te l'applauso. Vieni qua, vieni, che adesso vieni. Segui la Paola, grazie mille. Guarda che hai fatto commuovere anche il maestro Romanelli, eh? Sono commosso. Cioè, veramente. No, volevo ricordare che non è in gara. Esatto, giuria non è in gara, non l'abbiamo detto, ma magari non è in gara, non è in c'è gara. Niente da fare, però veramente detto, proprio so. Bravo e bello come lo zio, come è lo gara, zio, proprio è veramente allora, bravo e bello. Dopo questo bellissimo fuori programma che è stato deciso proprio all'ultimo minuto, se non ricordo sì, male. Sì, mai venuto su un palco. No, no, non è in è gara. Proprio... Ho chiesto al notaio, hai chiesto non è in gara. Al notaio. Procediamo con la gara. Procediamo con la gara. Adesso Pronti. Abbiamo l'artista più giovane di tutta la sera. Ah già, perché adesso noi non abbiamo nominato età di nessuno, però di questa la nominiamo un'altra donna, proprio perché è la più giovane, e ha, si chiama Sabrina Azzali, e ha 16 anni, quindi dov'è? È di Sabbionetta. Ah, l'hai già detto, non lo sapevo. È di Sabbionetta. È una studente di liceo classico a Casal Maggiore, giustamente a 16 anni. E lei si sostiene una persona determinata, pronta a tutto. Perfetto, che è già molto, è tanto, 16 anni, anni calcare dei palchi non è una cosa così. Anche ci sono quelli da 4 ovviamente, che sono delle meraviglie, ma a 16 anni qua sentiremo delle cose incredibili. Io questo lo so, io so che ha già fatto anche altri concorsi, insomma, sì. È già abbastanza, ha preso piede, ecco, sul territorio, si sta muovendo, anche perché data la giovane età credo che potrebbe anche diventare, insomma, potrebbe potremmo essere bene, noi magari scoprito, noi. Magari la lanciamo, però sono curioso di sentire la chicca di questa artista international. La chicca. Allora, una chicca, questa è bellissima, una purtroppo triste. Sì. È sopravvissuta a diverse malattie gravi, a diversi tumori e a diversi morbi, è stata una persona piuttosto sfortunata, chiedo scusa. Questo lo sappiamo. In secondo luogo è un caso di persona non profeta in patria, perché in percentuale ha venduto più dischi all'estero che non negli Stati Uniti. Ah. In terzo luogo, sapete qual è la sua passione? No. Farsi massaggiare il collo, ma da sua sorella. Ma non è una battuta. Davvero? Sì, l'ha dichiarato. Ma solo da sua sorella? Il suo sì, praticamente lei soffre molto spesso di dolori al collo, però...
però si fa massaggiare solo da sua sorella. Adesso non so se lo fa di lavoro, non ne ho idea. Quindi un po'... E tu invece lo sapevi che al di là che oltre ad avere una voce praticamente molto calda e molto soul, è un artista, come si dice? Non dire tu lo sai, lo so, evidentemente lo so. È un artista unica nel suo genere, ma poi lo vedremo anche come la interpreta la nostra Sabrina. Quando ha portato la sua prima demo nelle case discografiche... Ma lei, tu lo sai che è uscita da un talent show? Assolutamente sì, mi sembra uno, era qua Acqua Negra, mi sembra tre sì, anni fa. Era il Canta Acqua Negra anni fa. Quando ha presentato la sua demo nella casa discografica, il produttore ha detto: no, basta, noi di cantanti di colore ne abbiamo già abbastanza. Quando poi hanno visto che una voce da cantante di colore, ma lei era bianca. È quello che volevo dire, grazie. Moreno ha espresso a parole quello che volevo dire io, grazie. meno male. Ci siamo arrivati. E senza, bene. È la vitamina di prima. È la vitamina di prima. Allora. Signore e signori, con la più giovane concorrente in gara di stasera, quindi Anastasia con Left Outside Alone. Grazie.
Anastasia. Wow. Ah, però, dove schiaffi, vi blindiamo tutti quando siete qua, È anche molto più bella di Anastasia. Veramente, cioè, veramente. Tutto, quindi... Ti ricordo che è minorenne. Beh, da Moreno. Minorenne. Sì, vabbè, cioè, non ho detto niente di male. No, non tu. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Portatevi allora, qualcosa. Innanzitutto, volevo sapere che cosa... So che stai facendo dei concorsi o che hai fatto, quindi... Dunque, io ho partecipato a un po' di concorsi anche come saggio e ho partecipato a Una voce che si nota a Mantova. Sì, il concorso dell'Avis, concorso provinciale dell'Avis. E dici perché hai voluto interpretare Anastasia? È una cantante che io adoro personalmente fin da quando sono piccola, è uno stile che a me piace tantissimo e soprattutto mi piace anche la sua personalità, una personalità forte, decisa, un po' come sono io, determinata. E ha uno stile che io adoro molto soul, è una voce molto potente. Perfetto. In bocca al lupo credo, veramente. In bocca al lupo. Grazie. Per tutto. Grazie mille Anastasia. Grazie a voi. Anastasia, Sabrina. Avete votato? Vi sta piacendo? Perché adesso non trovo più la valletta, ve lo chiedo io. Vi sta piacendo? Tutto a posto? Tutto a posto, giuria, tutto a posto. Guarda che si illumina l'immenso quando li guarda, chiamiamo. Guarda, abbiamo un pollice verso. Non abbiamo finito. Torna indietro. Paola, ma dove... Non abbiamo finito, grazie. Ti perché? Chiamo io, amore. Grazie, ciao cara, ciao. Abbiamo questo momento, questi momenti. Allora. Non mi ricordo più il numero del cantante in gara, ma sono 11, però noi andiamo avanti lo stesso. Noi procediamo, tanto ce ne sono ancora. Tra l'uno e il 30. Allora, uomo, ragazzo. Oh, un ragazzo. Sì. Allora, si chiama Roberto Vaia. Sì. Ed è di Calvatone e ha i fans. Wow, a questo punto. Con i fans. Cioè, ha proprio i fans. Ma quando questi cremonesi sono caldi, non c'è niente da fare. Beh. È un laureando in giurisprudenza. Ama il tennis, sì. E quando gli abbiamo chiesto un po', insomma, qual è la tua caratteristica, lui dice: guarda, amo stare al mondo, o meglio, ha specificato, è una delle chicche più belle, incredibili, queste, amo far l'amore con tutte le persone, ovvero quindi entrare in contatto con le persone, star bene con le persone, questa è una cosa bellissima. Sì, perché sennò dobbiamo stare attenti, perché sennò certo. Io sto seduto, tu stai seduto, maestro. Maestro, si dica la chicca di questo artista international. È una chicca, l'ho appena scoperta io. La chicca l'hai appena adesso stai seduto fino a stasera. Allora, il titolo di questa canzone, della canzone che andrà a cantare, è molto molto particolare. Sì, peraltro l'hanno creata mentre appunto stavano bevendo lo champagne. Oh, tutti imbriaconi sti cantanti. Infatti il titolo che poi gli spiegheremo. Gli artisti sono un po' originali. Assolutamente, ed eh? È una canzone ricca di nonsense, di frasi messe a caso. Peraltro è l'unica canzone che probabilmente questo gruppo ha cantato e ha eseguito in ognuno dei loro concerti. Peraltro questa canzone, si era sparsa la voce, ecco, di questo titolo un po' particolare, un sacco di locali, un sacco di bar avevano iniziato a chiamarsi con questo nome ancora prima che uscisse il disco. Ma dai. E ci sono ancora. Io ce ne invece sono ancora... ne ho un'altra di chi. Oddio. Allora, non possiamo, perché lui interpreta un cantante, ma di un gruppo, questo possiamo dirlo. L'ho appena detto. Però... No, vabbè, l'avevo detto. Tu l'hai detto? Sì. Io, dopo... Allora, dopo. Ti dirò la mia. Mi dici la tua? Ti dirò la tua. Mm-hmm. Comunque, noi conosciamo due fratelli che fanno parte di questo gruppo, ma c'è il terzo fratello... Com'è che ho detto io durante le prove? Com'è che l'ho chiamato? Non lo so. Fratello, come l'ho chiamato io? O Cuio e Merlo. Cioè. No, questi cantanti hanno questo terzo fratello che non è mai entrato nel gruppo e tra l'altro ha scritto anche un libro e si era anche un po' arrabbiato perché tra l'altro è totalmente diverso dagli altri due fratelli. Non è diventato famoso. Puoi spiegare Gnogno però qui al pubblico? Come faccio a spiegare il fratello Gnogno? Volevo dire insomma il fratello che non aveva qualità e che quindi hanno messo da parte. Lui ci è rimasto un po' male anche perché gli altri due sono pieni di soldi, sono diventati famosi e lui gli ha chiesto anche lì un po' qualcosa. Tutti a chiedere soldi. Tutti a chiedere soldi. Le caratteristiche sono tante. Signori andiamo e signori avanti. Del gruppo Oasis Champagne Supernova.
Ciao Acqua Negra. Thank you so much, Acqua Negra.
Thank you so much. Yeah. International. Thank you, thank you. Yeah. A volte anche ma mio basato wow. Ruffiano, eh. Ah, beh, giusto, giusto, giusto. Ma perché non vai a baciare il maestro? Che l'avevo già capito, facciamo un gioco delle ragazzi, coppie. Perde occasione. Ma mettiamoci a coppie. Ma se per me. Maestro, ha capito. Maestro è più veloce. Maestro. Bravo, bravo, bravo. Thank you, thank you. Allora. Ma anche sulla bocca, però così. Con la mano, no, grazie. Con la mano. Sto cercando di smettere. Vieni, vieni. Ma tu sapevi che questa canzone era stata scritta anche qui da ubriachi? La sapevi questa chicca? Non la sapevo. Non la sapevi? Ho preso l'aereo oggi, sono venuto da Oxford. Ah, oh, yes. I'm sorry. Però l'italiano lo parla. L'hai bene. Scritta tu da ubriaco e neanche lo sapevi. Allora, perfetto. Detto questo... Era ubriaco, non poteva esatto. Saperlo. E la scelta di questa canzone come no, mai? La scelta di questa canzone, allora, volevo un po' fare il figo, nel senso che... Cioè, come, un inglese come puoi imparare l'italiano in due giorni? Eccoci qua. Ah, vedi, no, vedi. Non è vero, scherzo. Ma in realtà, no, vabbè, dai. Si avvicina a quello che è il genere musicale che ascolto solitamente. Ok. Qui sentito che c'era un coro di ragazze incredibile. Sì, infatti, che... fate un applauso ancora a tutti gli amici. Senti. Grazie. Mamma mia. Allora. Ti servono i bodyguard quando sì, esce. Infatti. Cioè, abbiamo mille. L'assistente, quello abbiamo. Tre bodyguard e un metronotte in pensione. E un metronotte anche ci mettiamo. Allora, posto, giuria. A posto, salutiamo. A posto. Grazie. Roberto Vaia e gli Oasis. Il microfono però devo lasciarlo. Sì. Ecco, grazie. Ci teniamo, grazie. Allora, intanto se, che... Se lo porta a Londra è un casino. Allora. Che fumi. Andiamo avanti. So. E procediamo adesso, uomo o donna o entrambi? Entrambi adesso, un'altra oh, è l'ultima coppia. Coppia della serata. Ok. Allora, dai, dimmi. Come si chiama? Ah, te lo devo dire io. Aristide Consadori. Un attimo, ok. E Ilaria Zanotti, cosa sta facendo? Guarda. Signora. Cioè gli autografi? Non ci credo. Cioè addirittura? Ma per favore, per, ma insomma... Per chi? Non ce la scrive... Per chi? Per Elena? Chi? Con amore mettiamo. La sicurezza lì dietro, con... tenetele ferme. Ma la sicurezza è amore. Lei. Ah, è lei la sicurezza. Maestro. La sicurezza è lei. Moreno, allora, non intanto che il maestro che... Romanelli firma autografi, esatto. Noi andiamo avanti. Grazie. Presentiamo gli Ciao. Allora, Aristide Consadori sì. È... Grazie. È di Asola grazie. E... Grazie. Fa una citazione. I love you. Oh, è una citazione di Marilyn Monroe. Salutiamo le gruppi qui davanti. Non è che le vengono appena da Calvatone, non è che. Allora. È una citazione di Marilyn Monroe che lui ha voluto mettere come nome e dice: "Lascio agli altri la convinzione di essere migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare." Oh, una bellissima citazione, eh? E invece Ilaria è di Canneto sull'Oglio e lavora in una casa di riposo. E interpreteranno due artisti, comunque sono italiani, e qui voglio sentire veramente la chicca, perché dall'international passiamo all'italiano. Sono curiosissima della chicca di stasera. Questa è una chicca alla James Bond. Attenzione. Tanto per rimanere in tema. Allora, il cantante, lui aveva una relazione precedente. Noi uomini quando ci innamoriamo siamo un po' stupidini, ecco, lasciamo trapelare questo nostro sentimento. Ci lasciamo trascinare, insomma. Ha scritto una canzone dedicata ad Anne, a questa Anna, e che praticamente la moglie diceva, ma secondo me è un amante. Lui, no amore, non ti preoccupare. L'ho scritta così, tanto per esprimere un sentimento. Com'è finita? Che adesso insieme a Anna. Perfetto. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Signore Quindi... e signori. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo con un nuovo bacio. Scapparei via. Tu non lo sai, prima di
paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò, cancellando i limiti. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Io ti dirò le cose dite mai, di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Io ti dirò le cose dette mai, di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Gigi D'Alesso e Anna Tatangelo. Allora, con balletto finale, con balletto incredible, finale. Veramente. Sempre i fans. Ma allora, due parole al volo, come mai avete scelto di interpretare Gigi D'Alesso e Anna Tatangelo? Perché ci veniva bene. Esatto. Perfetto. Che è importante, direi che è proprio importante. Il tono della sintesi, a posto così, giurati avete votato. A posto giuria, a posto. Possiamo procedere? Grazie mille. Grazie allora. Mille. Aristide e Ilaria con Gigi D'Alesso e Anna Tatangelo. Allora, intanto che... Chiedo scusa se metto in mostra il mio lato migliore, ma... No, ho capito. No. Allora... Maestro Romanelli fa arrabbiare. Si deve un attimino tenerlo, ma io lo sapevo che era così. Diamogli qualche secondo per sgomberare i portici. Sgomberare i portici, perché praticamente... Siamo sgomberare i portici. È un attimo, circumnavigo la fontana. Ok. Allora, adesso una sorpresa, un altro momentino. Abbiamo un momentino, visto che ridiamo e cantiamo. Un altro momentino di ballo. Un altro momento di danza. Prego. Jazz, start the car, I know a whoopee spot.
a noisy hall where there's a nightly brawl, and all there jazz. And all that jazz will be. And all that jazz. That jazz. Find a flask, we're playing fast and loose, and all that jazz right up here is where I store the juice. Jazz, come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you lucky Len, they never flew so high. Caught in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? Or you're gonna see your Sheba shimmy shake and all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her garters break. Jazz, show her where to park her girdle. Oh, her mother's blood will curdle. If she will hear her baby squeal. For all that jazz. State lì così, che adesso, prima di presentarvi, vorrei sul palco Daniela. Eccola, Daniela Boschini! Arte e danza di Boschini e Daniela. Allora, innanzitutto complimenti, dagli il microfono. E invece di parlare noi, volevamo farti raccontare a te, insomma, la tua scuola, quello che fai, e come vedete i risultati ci sono. Parla pure, Daniela. Allora, ringrazio intanto l'EMA, l'Ente Manifestazioni, la persona di Alex che ci ha invitato a partecipare in questa serata. Io lavoro ad Asola, presso la Avalon Scuola di Ballo. Insegno a bambini dai 4 fino all'età adulta. Faccio danza propedeutica, la danza, classico, jazz, e alla viola danza per i bambini appunto della scuola materna. Per chi volesse contattarmi, non ho portato
Volantini, però insomma sono abbastanza conosciuta, o se no ecco, lavano, ecco. Quindi, è molto conosciuta Daniela D'Asola, quindi non ci sono problemi per riuscire a contattarti. Allora, ringrazio tantissimo queste ragazze che mi seguono da una vita e che ballano con me da tantissimi anni e mi danno tantissime soddisfazioni, e volevo precisare che il pezzo che abbiamo fatto in apertura della serata era stato appunto realizzato per Rasole in Scena per la sfilata della cappelleria Zigliani. I cappelli che indossavano le ragazze erano appunto della cappelleria Zigliani di Asola, e quindi ringrazio la signora che ce li ha ancora prestati per questa serata, per questa esibizione. Grazie mille, un forte applauso. Grazie mille, Daniela, belle e brave, e veramente ragazze, un applauso, grazie. Allora, noi andiamo avanti adesso, intanto che arriva il maestro. Avanti, intanto che Moreno riprepara il tutto. È travolto dalle ragazze, un attimo, intanto beh, che esatto, viene travolto dalle ragazze, ma non allora, penso che avanti. Gli dia fastidio. No, ma tranquilla, ecco. Puoi portare via la scenografia, tranquilla. Tanto allora, non serve. Questa assistente veramente... insomma. Allora, andiamo avanti. Oh, stai allora, ferma così. Noi, intanto che Moreno si prepara... Siamo agli sgoccioli ormai, siamo agli sgoccioli, ci sono sì. Ancora qualche concorrente, non tanti, poi la giuria, quindi dopo... Vedrete come qui oltre che international sera. Diventiamo intercolor. Veramente? Sì. Intercolor, international. Intercolor. Vabbè, insomma. Adesso vedrai. Allora, vedrai. Chi si esibirà adesso? Un uomo o una donna? È un uomo, si chiama? Fabio Favaretto. Viene da... È di Canneto sull'Oglio, quindi sempre di qua vicino. Brava, assolutamente sì. E lui, diciamo che quando gli abbiamo chiesto un po' come ti rappresenti, cosa vuoi che diciamo ti è, lui dice, io mi sento giovane dentro. Arrivederci. Che ne tanti, però lui è veramente giovane dentro. E qui, dato che è international e intercolor, sono curioso di sentire la chicca. Maestro, dai, sentiamo la chicca. Questo è veramente un cantante international, l'hai detto giusta. Oh. Nasce in Giappone. Giappone? Sì, da genitori del Mozambico, quindi un po' scuretto. È un po' scuretto, sì. Si trasferisce in Mozambico, passa gran parte della propria vita, poi si trasferisce in Francia. In Francia decide di creare questo pezzo, dove utilizza un dialetto sì del Mozambico, ma anche qui con parole prese a caso, con dei nonsense. Tra l'altro, le uniche parole che hanno veramente un senso poco hanno a che fare con paesi esotici. Attualmente adesso vive in Germania e scrive per la TV olandese, ma ha un'altra... È vivo e si guadagna da vivere cantando la canzone che tra poco sentiremo, e soprattutto per una sua particolarità, visto che non può esibirsi sempre con quella canzone, certo. Lui aveva il vizio di prendere una sedia coi denti e lanciarla. La lanciava. Io di là ho visto delle sedie... Allora, avverto la giuria, mi raccomando. Allora. E appunto la lanciava, e tante emittenti televisive lo chiamano solo per lanciare sta sedia. Ma anche noi ora ce l'abbiamo una scarpa qua. Che magari chissà che diventi famosa. Allora, quindi Fabio Favaretto con Afrique Simon con Ravaya. Ramaya, bokuku ramaya, abantu ramaya, iglanda tumbala, bokuku ramaya, bokuku ramaya, abantu ramaya, mi tumbala. Ariki burdu mutana ke perile, la 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 la. Ariki burdu kikiwana ke perile, la 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 la. Tumbala tumbala maronga. Ariki buru tatana bidonga, la 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 la. Ei jamoshi parampara, ei jamoshi parampara. Marongadi, sherongadi, ei shirampapa. Ramaya, bokuku ramaya, abandu ramaya. Nilanda tumbala, bokuku ramaya, bokuku ramaya, abandu ramaya. Perile, la 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 la, tumbala tumbala maronga, la 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 la, ariki buru tatana bidonga, la 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 la, ei jamoshi parampara, ei jamoshi parampara, marongadi, sherongadi, ei shirapapa, ramaya, bokuku ramaya.
Ehi, mio moci, barabara, ma non capisce, non capisce, e ce la fa fa, ramaya, poco con ramaya, avanti ramaya, e l'anda tu barà, poco con ramaya, poco con ramaya, avanti ramaya, mi tu barà. Ramaya, incredibile! Questa è una chicca davvero particolare. È particolarissimo, cosa... soprattutto il discorso della sedia. E si è raccomandato, non fatemi parlare. Fagli una domanda. Quindi, no, come mai canti questa canzone? Di cosa ti piace? Ti diverte? No, mi ricorda quando avevo 17-18 anni, continuavo a cantare questa. Ah, ok, quindi è un ricordo della tua adolescenza. Della mia adolescenza. Bene, perfetto, allora solo sappiamo. E visto che si sente giovane dentro, mi sembra opportuno. Beh, giustamente. Prego, signor Ramaya, anzi, signor Frick Simone, mi lasci il microfono e si prende la sedia. Grazie mille! Andiamo avanti, un altro concorrente. Penultimo concorrente. Allora, io l'ho già sentito cantare in un altro concorso, perché anche lui è uno... Allora, un altro uomo. Sì. Eddie Bellini. Mm. Di dov'è? È di Piadena. San Polo di Piadena, vuole essere specifico. San Paolo di Piadena, San Polo. San Polo. San Paolo, scusate. È in Brasile, famoso. Eh? E qual è la sua caratteristica? Qual è la sua caratteristica? Lui si ritiene matto, ma nel senso buono. E gli altri invece dicono che lui è sensibile. Ed essendo istruttore di kickboxing, insomma, bisogna anche stare attenti. Interpreta un artista veramente particolare. Questo è stato difficile. Questo è stato difficile perché non ci credo neanche io. È un artista internazionale anche questo, non è italiano. Chiaro. Vabbè, sì, va. Pensavo, vabbè. C'è sempre lei che fa le cose. Vabbè. Allora... Lui, il suo primo lavoro, col quale ha guadagnato i primi soldi, era un tecnico del gas. Lui assieme ai suoi fratelli. Davvero? Sì, solo che era veramente negato. Ha rischiato proprio delle esplosioni, dei danni gravi. Però lui, mentre lavorava, cantava. Cantava, però si perdeva. Allora sbagliava qualche aggancio, qualche tubatura. Anche i suoi fratelli gli hanno detto, ascolta, sta a casa, prova ad andare a cantare. Ed è piaciuto un sacco ed è soprannominato la voce bianca del blues. È vero, questo lo sapevo. Sì. Quindi questa era la... È nato così, ecco, la fortuna. Tecnico del gas, adesso quando diciamo il nome è incredibile, veramente. Allora, quindi, Eddie Bellini con... Joe Cocker. You can leave your head on. Sì. No. Hello Blackwater. Coat. We
off the shoes. Baby, take on your dress. Yes, yes, yes. You can leave your head on. Going over to turn on the lights. Don't want the lights. Come over here. Oh, stand on this chair. Yes, that's right. Raise your hand on the air. And now she calls. You give me a reason to live. 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 Sweet darling. Wow, ha con tanto di fiaschetto anche. Ho visto, è vuoto però, l'avevo già controllato. Allora, ok. Is my porta fortuna? Oh, good, cioè, good, lasciato... very good. Allora, ma come sei truccato bene stasera. Allora, in italiano ti chiediamo come mai ti piace cantare Joe Cocker. È una canzone che è nata con gli amici in un locale che fa karaoke, che pubblicità non si fa, quindi non lo dico. No, a parte gli scherzi, è una cosa goliardica nata con gli amici. Io ho tutt'altra voce che questa, è un'imitazione, si ride, si scherza. Ok, anche perché io sei tutto imbottito, chissà che caldo infatti, che devi avere, perché... Non ti dico, ti ho sentito cantare in altri concorsi, invece so che tipo di voce hai, quindi mi fa piacere anche sapere che comunque fai anche, appena puoi, proprio la tua passione per la musica comunque c'è. È un gioco, un divertimento e sono contentissimo di essere qua. Va bene. Bravo Eddie! Ciao Eddie, ciao Joe Cocker. Allora, rimettiamo a posto.
Allora, andiamo avanti. Ultimo concorrente però, in gara. Voi mi avete detto di fare le prove per l'anno ma prossimo. Ma cosa sta per facendo? Per me non è la mia misura. Ma perché mi vai a rubare le concorrenti che... No, vabbè. Che coinvolgi le concorrenti in queste cose? No, coinvolge un altro. Parrucche? Ma... Allora, ma cosa sta facendo? No, cosa mi è stato detto dietro, visto che siamo verso la fine della serata, però metti che sì, dobbiamo rifarlo, dobbiamo fare qualcosa di diverso, facciamo le prove in diretta. Allora, però stavolta le parrucche le dovete mettere voi. Allora, prova un perfetto attimo. Ah, noi dobbiamo su mettere le parrucche? Sì, sì. Tieni su che mi passa l'aria, sennò caldo. Ma perché? Ma soprattutto perché? Anche. No, questo è da cocciante. Cioè, già stai bene usando il mantello di una persona. Ma che... vedi che la teniamo su, infatti. Ah, ecco. È più un vestito da sposa. Te prova a mettere non questo. Non è un vestito da sposa. No, che, ma perché... Ma perché? Perché quella da pelato per fargli ricchi e poveri non ce l'avevamo. Ah, ok, perfetto. Che e adesso... Siamo abbastanza carini. Siamo bellissimi. Potete fare una foto a questo momento? Perché... Te seguimi. Abbiamo già... Aspetta. Paola, mettine una anche a me. La faccio un po' straniata. Perché non sappiamo se l'anno prossimo fare gli ABBA o i ricchi e poveri. Grazie. Gli ABBA o i ricchi e poveri. Tu stai veramente bene, oltretutto. No, tra l'altro stai benissimo davvero. A me dona un po'. Ciao Superman. Ciao Superman. Dona un po', ecco, va bene così. Ma perché ho dovuto mettere la parrucca? Ma perché dietro hanno detto facciamo le prove, dobbiamo... la parrucca. Anche con un concorrente. Ma che ho una dignità anch'io a volte. Adesso vieni qua anche come tu. Sto? Uè Anastasia, come sto? Uè Anastasia. Ci porti il tournée? Cacciamolo. Aspetta, metti un attimo quell'altra. Ma perché? Perché siamo in tanti. L'anno prossimo voglio due vallette, una non va. E Tina Turner, no. E Tina Turner. L'anno prossimo abbiamo anche Tina Turner. Perfetto, bene. Niente, dai, riprendiamole, a posto. No, però tienimi la coda che sennò... Grazie, che non è la mia. Grazie mille. Aspetta che magari mi tolgo la parrucca anch'io. Coinvolgere anche le concorrenti, cioè, veramente. È unico. Dove avete preso queste lontre? Queste lontre le ha prese. Follow me, please. Tu rimani col mantello che devi rimanere qua intanto. Sì, calo ancora qualche chilo, ecco con la... Ok. Allora, ultimo concorrente in gara, torniamo in Italia, torniamo su un concorrente italiano. Alex. Ma il suo vero nome è? Alex Zanitoni. Di dov'è? Eccomi. Di Commessaggio. Non stavo malissimo. Siamo verso la bassa. È un operaio, ecco, che io sappia, e canta anche in un gruppo. Ecco, e sta già sbucato fuori, oltretutto. E non sta provando la parrucca per l'anno prossimo. Allora, intanto che sei qua, non diciamo chi sei, guardiamo se lo indovinano. Ma... Allora, vieni con noi dal maestro Romanelli, anzi il maestro Romanelli verrà con noi. Sentiamo la chicca, sentiamo. Ecco, la chicca qui... Su questo cantante. Qua c'è. Guardiamo. È sul capello. Attenzione. Questo è sul capello. Renga, chi offre di più? Signora, qual è la chicca? Ha sbirciato la scaletta? La chicca. Allora, la chicca è che, come potete vedere, questo capello è leggermente cotonato. No, allora, lui, insomma, di notte non è proprio tutto ricevuto così, se li prepara i capelli. Una mattina degli amici gli hanno fatto uno scherzo fingendosi una troupe televisiva, gli sono comparsi a casa, lui era liscio, insomma, sembrava il Ciccio Bello, no? Sembrava il Ciccio Bello. Allora, da quel momento, ha detto, ma non potete farmi uno scherzo così. Proprio quel giorno, una vera troupe televisiva, poi al pomeriggio là gli ha fatto un'intervista e l'ha lanciato al successo. Allora lui scaramanticamente, adesso dovresti dirmi se Ambra Angiolini quando apprezza questa cosa, lui va a dormire coi bigodini, si stanno separando. Io ho sempre notizie tristissime. Che triste, non so, vuoi dire qualcosa? Stai bene, la febbre? Stai non bene, so. La febbre. Ormai l'artista l'abbiamo svelato, quindi è Francesco Renga con la canzone Ancora di te. Lei, non di te, di lei, ci ha corretto Francesco Renga. Importa quello che penso.
Alias Alex Zanitoni. E come mai questa canzone? Chissà, chissà come mai. La voce ci assomiglia. Ho anche la donna qua stasera, mi sono molto mimetizzato. Ah, è dedicata. C'è qualcosa da farsi perdonare, quindi. grazie mille. Grazie Francesco Renga, grazie Alex Zanitoni. Gentilissimo. Grazie mille. A posto. Siamo pronti perché c'è lì dietro qualcuno che scalpita. C'è qualcuno che scalpita e qualcuno che io conosco. Che abbiamo cantato, abbiamo ballato, ci siamo divertiti. I concorrenti sono finiti. Adesso la giuria si ritira a deliberare, ovvero a fare i conteggi. Chiaramente. Quindi. Momento. Giuria, quando dico giuria di solito partono le luci. Giuria! Giuria! Niente luci. Regia. Allora. Giuria, niente fa. Veloci, il nostro. Eccoli, giurati, prego, potete ritirarvi. Allora. Per deliberare. Da grazie. Castelgoffredo. Un amico. Un Guido. Comico. Un comico, un presentatore anche. Anche. Guido Ferrari con lo sketch. Sbirre! Buonasera a tutti, grazie comico i gas esagerati, nel mio comico, cercherò di farvi ridere. Anzitutto, prima di iniziare, vorrei ringraziare invece gli organizzatori, in particolare Alex e i Baby Day qui di Acquanegra, perché sono diversi anni che ci conosciamo, un paio d'anni, e ci troviamo così per i palchi, per le varie sagre, feste, in giro per la provincia e non, e quest'anno ci siamo trovati, loro sono venuti ad una mia manifestazione. Questa sera mi hanno invitato qua e non potevo mancare, quindi ho fatto molto volentieri la partecipazione a questa serata.
sono qua per presentarvi due cose questa sera. Allora, la prima è la nostra mantovanità, e water disarì, cosa vuol dire? Vuol dire la nostra, l'orgoglio di essere mantovani, no? Perché? Perché il mantuale è sincer, le gamia penso, la lingua e l'escet, no? Dopo capirete il perché. E poi devo presentarvi un oggetto che fa parte della nostra quotidianità. Un oggetto che ci accomuna tutti, accomuna gli uomini e le donne, gli adulti e i bambini, i ricchi e i poveri, i bianchi e i neri, può essere una innanzi fino a mai a domani. E se ci pensate, nella vita le cose che ci accomunano non sono moltissime, però quater è de sicur. Pensate alla nascita, che metto 9 mesi per venire fuori da un bus, e sempre che il bus per tutti. Dopo magari 9 mesi, dopo magari un altro passò una vita per cercare una cosa dentro a me, però le andate per le maniche. Pensate alla morte, purtroppo alla fine non c'è finito in bus, un altro volto. Al colore del sangue, perché il colore del sangue è uguale in tutto il mondo, giusto? Così facciamo anche proselitismo visino, giusto? E poi questo oggetto qua. E allora, signori, ci sono voluti mesi e mesi di duro lavoro, ma finalmente l'antico vaso è stato portato in salvo. Ed è qua, ad Acquanegra, che sono lieto di presentare per voi e solo per voi Sua Maestà il Water. E poi lo chiamo in de tanti modi, no? Il water, il VC, il sanitario. Ma non una volta ero ascoltato la televisione, da domani sciopero dei sanitari di 72 ore, ci arrido. Ma come, se Callel fa sciopero, me fai 3D senza falo? Ma no, 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 le mie Callel sanitario che ti intende te. E se no, che dici, la toilette, sbagliatissimo, la toilette è l'ambiente atto a contenere con tale attrezzatura. O se no, che dici, la tazza. Si naccia mo al bar a dire una tazza di caffè, vai servita il caffè in cesso? Dopo si va servita in cesso del caffè, le andate per le maniche, però i va mia servita in caffè dentro nel laurisè. O se no, cosa che dici? Allora, per te con la testa al torre, che dici, oh, ma il cagadur è un bel finino, no? Cioè, allora, questa sera analizziamo assieme a voi quanti posti di lavoro e quanti soldi che il fa girare che il mester che, e ne fa girare un capitale, i posti di lavoro, dischi che è la crisi. Allora, provate a immaginare uno si sveglia la mattina, se lava la faccia, se sento che insimo, scarica il proprio famoso PIL, che sento tutte le sere, no? Prodotto interno lordo, e il tiro, la cadenella, lo schiso, il butù, e il prin laure, dove va a finire il prodotto interno lordo, in duello, la biologica. Lì ha laureato il Mirodur per metterlo giù, ha laureato il geometra per fare il progetto della casa, ha laureato il distradù per mettere giù le fugnature, ha laureato la Rion 2 al depuratore, lì attacca il reale primbulette per smaltimento rete fognaria, e gogniamo inviate, guardi quanti soldi c'è il gabelle Muizio che il mester lei, perché metto anche giù, che c'è giù regolare, metto anche giù, sape anche un po' stitic, cosa fa? E fa lavorare dell'altra gente, mo. E il dipero i metodi della nonna, va dal frittoroil, no? Frittoroil, sono un po' imbarazzato di stomaco. Oh, cosa fa? Ma Dio, all'istà, che le brogne, chilo di brogne, chi se mulificò, un po' bene. Uso qua anche i calem, tacco mai un chilo e mezzo di calem, ah, te vemo dopo. O se no, mangio la Catalogna cotola va benone. Le raiz de radet, le raiz camare. E le fa benone l'ultimo volto, perfetto. Oddio, lo fa una giornata, ma dai che le arie, pitei che. Se ambutigliare tutte giù fai le rete d'embiliche, considerato che la descortano, eh? Però le fa bene, le fa bene. O se no, cosa di però. Ma per Dio, ma tu non usi il. Adesso si fa la pubblicità, le pance che ridono, no? Fa le pance che. Il Bifidux attivo active regolare, scusel. Activia di Danone, aiuta la tua regolarità. È come di mai gli yogurt e te devi a cagare. Però in televisione non possono dirlo, allora fai vedere le panze che balo, chi c'è ricco che va su eso, no? Chi mette le. E tu ma quando la vita viene in mente, sicuro, sicuro. O se no, c'è quelle, le signorine, che è un po' più fine, no? Le usano la tisana oreica, le va in erboristeria.
e una volta si entra in erboristeria, riadente Argeno, e l'erborista col suo camice bianco, no, il suo bel camice, dice: prego, desidera, mi fa una tisana perché sono un po' imbarazzata di intestino. E l'erborista, la gambiata tira fuori barili barilorum, no? E un po' di malva, un po' di semi di papaya, un po' di semi di finocchio, un po' di gramigna. Io fu, cos'è la gramigna? Ma come non fa l'urtulare, la stramaledio, fa un'erba infestante, un canker d'erba in sé, la gramigna. Ma sta scherzando? La me fa l'erborista? Ma la gramigna ha delle proprietà benefiche eccezionali. La gramigna la bonifica, la testifica, la certifica, la fa perdere l'enzima, la fa cagare 7600. Ti ho detto una roba, ma te muovo di la gramigna, ma si è mia che la ghia un mestiere del genere. Dopo invece che si affida alla farmacia. Lì, caro mio, apriti cielo. Fai qui, basta la parola. Vere collene complesso, la Evolax, Gutalax, l'assativo ombrosiano, le 12 erbe, adesso che ne geno, e di supustù effervescenti grossi sé, Eva Q, di sentì da mo, no? Eva Q, del supposto che fa le bolle, una roba... Ti immagini giù che va in farmacia, che magari il farmacista con le balle un po' girate, ti viene dentro, prego, desidera, e va cu, no, va cu, te via di che la tua sorella. E poi il fal, perché le tette non so diritto. E mettiamo invece che giù che abbia dei problemi contrari, che il tepe, perché è successo a tutti, no, delle ferie, magari che ti sei muisso un po' l'intestino, e in di paesi tropicali, e tutti sei separati, disenten, delle gran pastiglie disenten. Dopo ti sei in spiaggia, tutti due turno, ma ha provato con il limone, ma sì, non si sa 7-8, ma che ne fa? No, no, ma col limone devi mettere proprio alla perdita, alla fonte della perdita, no? Il limone, ma no, o se no che, e questa qui è una pubblicità truffa, eh? Imodium, se la diarrea ti sorprende, sorprendila con Imodium. No, bello, se la diarrea ti sorprende, tette se belle pie con pain de neuf, che le lei che te ciao te, mio, Dopo, provate a pensare quante persone abbiamo mandato, l'enzimo siamo stati anche mandati, no? Nel modo più elegante possibile, vai a quel paese, vai in quel posto, loro giù il ciappo l'Atlante, vai a quel paese, che ne tanti, ma quel paese è il mio, quel posto anche è il mio. A loro che, e ve lo dicevo prima, viene fuori il nostro mantovanità. Bello, ma va a cagà! La roba percetto che è essere. E provate, per me è successo di essere nei paesi, nelle città d'arte, no? Quando ti tacca, oh, ti chiede un bain per forza. O ti vendi bar e lì ti tocca bere il caffè o bere il goto per andare al bagno, e se no ci sono i bagni pubblici. E di soli che è sempre le fonne, che ne è Geno, pustata al mane della mansarina, lei sì, la che hai i suoi guanci, no? Pustata al mane della mansarina, lei sì, che l'altro le sentato al taulì, che la fa passare a novella 2000, te riedenter, te che è un svultulo men che fa fuori, te corre là, te vede che manca la carta igienica però. O te cura tendré, mi dà un pezzo di carta igienica, la te fai sé, è gradita la mancia. Te che dai un euro, mette cosa un euro, la te dà un curiandol, no? Di 10x10 di carta igienica, che sono mio che fa, infatti che era una fonna, una volta dinanzi a me, sono stata puoretta 140 kg. Cosa ne fa lo den ciappilide, den curiando, sì che pare l'ordi baci perugino? L'ha aperto i senate? È rio mio di tre, l'ha aperto primo. Lì che ho 10 piani di morbidezza, 10 rotoli di convenienza. E che è l'undicesimo piano? E lei nas, gli stucchi veneziani, le velature... gli spatolati, dipende, sono cose che sono nate così, sono tutte arti così. Adesso invece voglio presentarvi, e questo qui fa parte di un noto artista che è Walter Chiari, questo sketch dal titolo appunto Spürlen. Jomen! Duren! Tut dumpetzen! Da mia veden, ma le quanti cagen che goden. L'omen, quan sapresten il prin turciunen, el vagen, a circar un vas del ces. Il prunturamen continuen, du o tres fiat i parten,
e finalmente arriva il drill del bass del chess, tutto il corpo rilassen. E schop se posten, e il cinto slarghen, e il butun se mulen, i brax calen, e finalmente i chop sul vas del cesse posten. E spirlen! E spirlen! Spirlen! Ma strunz non spunten. Spirlen! Spirlen! Tu la faccia rossen, la candela golsen grossen. Spirlen! E finalmente i chap del bis del gnao e strunz spunten. Spirlen! El bis se slargen! Spirlen! El strunz es longen! Spirlen! El strunz es taken! En del bar del ches profunden! La qua rimbalsen e tutti i chaps se strachen! E chi non caghen si purgen. E chi che purgen sprinsen. Tutto il muro stracen. E se net i chap coi foi dei platen. E tutto il ches singorgen. Ma i omen e quanti caghen che i goden. Grazie. Bravo! Che cagato. Ciao, grazie! Guido, Guido, dove scappi? Guido Ferrari! Vieni, vieni, vieni! Vieni qua! Perché Guido Ferrari! Tutto questo applauso! Grazie Guido, grazie mille, grazie, perché veramente, grazie, grazie. Ti chiamiamo, tu vieni sempre, ti diverti un sacco. In bocca al lupo allora, grazie, grazie Guido! Allora, siamo arrivati alla fine di questa serata. Sì, la giuria ha deliberato. Io vorrei sul palco tutti gli artisti. Venite, venite. Pian pianino tutti gli artisti. Allora, un attimo, che adesso arrivano. E dato che arrivano, chiamiamo anche. Allora, chiamiamo il presidente dell'EMA. Sì. Luigi Minuti. Il presidente di giuria. Il presidente di giuria, Sergio Gelmetti, sul palco. E il sindaco. E il sindaco Erminio Minuti. Tutti e tre sul palco. Vogliamo qua per la premiazione. Allora, questi sono i nostri artisti, pian pianino salgono. Dov'è che sono gli altri? Stanno arrivando, stanno arrivando. Ah, siete solo voi. Stanno arrivando, c'è l'assistente che c'è l'assistente. Sta preparando, allora. Cercando. Anzi, io chiedo anche all'assistente di portare le targhe. Dov'è l'assistente? Visto che giustamente è qua per fare l'assistente. Sta staccando le targhe. Sta sistemando, sta facendo le coppe, sì. Le targhe per la serata. Allora, arrivano, sono tutti arrivano. Qua, spero di non... Allora... Ci siamo? Tu vai lì davanti, assistente, vai vieni, in parte vieni, al maestro vieni, Romanelli. Vieni. Allora, dove sono Luigi, Erminio e Sergio? Qui allora, davanti. Partiamo con terzo classificato. Facciamo passare? Anzi, io direi di fare una cosa prima, visto che li avete visti come artisti, se si tolgono le parrucche vedete che sono persone del nostro territorio, sono chi come ha la noi, parrucca? Si prodigano e si prestano per queste serate meravigliose. Toglietevi la parrucca, chi ce l'ha, perché non tutti hanno la parrucca. Allora, Luigi, spero lui ce l'abbia. Arianna perché... non ci riesce perché ha tutto con le mollettine. Va bene, va bene, niente, niente. Allora, consegniamola allora, terzo classificato il allora, presidente. Allora, prima di chiudere quei classificati, io volevo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, l'ho detto prima, l'EMA, l'amministrazione, Anna, poi volevo ringraziare i bei pitei. Per la scenografia che vedete qui dietro. Volevo ringraziare anche il trucco e parrucco, Afrodite di Acqua Fredda. Volevo ringraziare, a questo punto lo posso dire, mia sorella Paola come assistente. La nostra assistente. Forte applauso anche all'assistente. Il maestro bravo, bravo. Moreno Romanelli. Grazie.
Come vedete Asola si è prodigata per questo evento, siamo tutti mezza Acqua Negra e mezza Asola, è tutta qua. E Asola sta anche riprendendo la serata. Sta anche riprendendo la serata, ma Dio è vero, bravo Moreno, vedi che oltre a essere maestro sei anche... Ma perché ho bevuto la tua pozione magica? Ah, la mia prima. Pozione magica. Allora, la serata è anche ripresa da Francesco Torregiani con Internet DJ, così avremo anche un ricordo di questa serata e tutti i suoi collaboratori che sono qua. Allora, il maestro Romanelli che prende va. Cominciamo. Hai davanti il terzo classificato tu, Paola? Ok? No. Sì. Ce l'ha lui. Il presidente dell'EMA. Allora, di il terzo classificato. Terzo classificato, prima edizione, tale e quale per una notte. Di Acqua Negra sul Chiese. Arianna Ferrari con Adele. Bravissima. Consegna la targa al presidente dell'EMA, Luigi Minuti. Allora, vogliamo ricordare anche i premi? Luigi, fai due parole, intanto che sei qua, e ricorda anche i premi in qualità di presidente dell'EMA. È già stato detto tutto, io vi ringrazio invece tutti, ringrazio tutti i partecipanti perché sono stati, hanno fatto prove su prove, vestiti come avete visto, vi ringrazio anche chi magari non ha vinto perché è stato un bel impegno anche il suo e di passione. Bravi a tutti. Allora io ricordo che ci sarà per i vincitori una targa, come vedete Arianna, e anche un premio, un piccolo premio in denaro. Ricordami il terzo premio, Luigi, quant'è? 50 il terzo non premio, se 100 il secondo premio e 200 il primo premio. Allora, andiamo avanti, mettiti qui in parte Arianna, vieni qua vicino a me. Allora, cominciamo con il secondo. Andiamo con il secondo classificato. Consegna il premio il sindaco Erminio Minuti. Secondo classificato, sempre prima edizione, tale quale per una notte. Eddie Bellini, Joe Cocker. Eddie Bellini. Grazie mille, Eddie. Quindi, hai visto che hai patito del caldo per qualcosa? Hai patito del caldo davvero per qualcosa? Mi permetto, vorrei salutare il maestro Gelmetti che forse non si ricorda di me a Casalmaggiore qualche anno fa. Salve. È qua, è il maestro Gelmetti, è lì, ce l'hai è lì, qua è sul lì. Palco. È perché non ci vedo con le luci. Ah, ok. Che sorpresa! Che... Oddio! Caramba, che sorpresa! Allora, c'è stato un ritrovo. Quindi, allora, secondo premio con talga e il premio in denaro quant'è? Sì, sono i 100 euro. 100 euro. Allora, adesso il nostro presidente di giuria, Sergio Gelmetti, darà la targa e il premio in denaro al primo classificato, che è? Ci siamo. Allora, ci siamo. È passato un attimo la base. Io volevo, dopo che arriveremo al primo classificato, ringraziare come sempre tutti i volontari che si prodigano e si prestano per organizzare. Vorrei un forte applauso davvero per tutti voi, c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto impegno, c'è tanta passione, grazie veramente di cuore e grazie a tutti voi che siete qua a supportarci. Primo classificato di tale quale per una notte Acqua Negra 2014, chi è? Alex Zaritoni, Francesco Renga, il nostro Francesco Renga. Allora, consegna il premio il presidente di giuria Sergio Gelmetti, consegna il premio. E che onore, un premio consegnato dal signor Gelmetti, direi anche veramente, veramente. Allora tutti qua rimanete sul palco. Dov'è Joe Cocker? Joe Cocker, aspetta, mettiti qua in fila insieme a tutti gli altri, dai che facciamo una foto. Ok, allora noi abbiamo fatto tanti ringraziamenti, io mi sono davvero divertita, è stato una scelta un po' particolare di fare questo evento, ci abbiamo creduto, abbiamo voluto provare fino alla fine, spero che vi siate divertiti. In chiusura sta arrivando Moreno a consegnare i fiori alle nostre giurate, alle nostre giurate, perché noi comunque siamo dei galantuoni, siamo dei quindi gentiluomini, quindi arriverà il maestro grazie Romanelli, grazie di essere venute, grazie. Veramente grazie mille a tutti i giurati, arriva anche Moreno il quale vi bacerà. Poi io personalmente e poi adesso tocca a me perché è già il secondo anno che è qui su questo palco, ormai la stiamo acquisendo come mezza Acqua Negrese praticamente e io la ringrazio sempre di essere qua a prestarsi e a prodigarsi per Acqua Negra e per la sagra. Elisa Marchi, grazie, brava, grazie mille. E allora permettetemi, qui non c'è nulla da dire, l'avete visto, si sta prodigando
per questo evento e per tutto quello che c'è stato. Chi ha seguito la fiera l'ha visto venerdì, l'ha visto giovedì, è sempre qua a lavorare, non solo in qualità di consigliere, ma anche perché penso tenga il suo paese e ha lavorato davvero tanto. Quindi è un onore presentare questa serata con lui, signore e signori, Alex Galli. Grazie. Grazie mille, ma senza tutte le persone che sono dietro non ce l'avrei infatti fatta. Vi ricordo che domani c'è la commedia dialettale e mi vedrete ancora sul palco. Giusto per gradire. Martedì la gara ciclistica e signori, una sagra meravigliosa. Grazie a tutti voi. Buonanotte! Tale quale per una notte Acqua Negra sul Chiese 2014. Grazie. Grazie mille a tutti e un applauso ancora ai vincitori. Buona serata.